Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Dead Island 2. In questo video andremo a aprire un'altra cassaforte. Esattamente quella lì. Non ricordo il nome, ma adesso vi faccio vedere come si apre e dove recuperare la chiave. Ci troviamo qui all'Alperim Hotel. Il punto è precisamente questo. Quindi vi faccio vedere. Noi durante la storia passiamo da quella parte lì e dobbiamo andare di là per continuare la quest. Se vi spostate sulla destra qui possiamo andare a recuperare un po' di risorse e un'arma. Per prima cosa spariamo lì per andare a eliminare l'allarme, perché ci dà particolarmente fastidio. Dopodiché distruggiamo questo, perché è uno di quelli che ci tiene chiusa la porta. E poi da qui andiamo a rompere quello lì. In questo modo ci si aprirà la porta. Entriamo e questa è la cassaforte della sicurezza Alperin. E ci vuole la chiave della cassaforte della guardia. Vi faccio vedere dove recuperarla. È un punto un po' difficilotto per chi arriva qui a inizio gioco. Magari tornateci un pochino dopo che magari avrete trovato un'arma da fuoco. Ci dobbiamo dirigere qua sotto e dobbiamo far fuori i nemici qui sotto. Aspettate un attimo. Sacco di gente. Non vi allontanate troppo perché dopo respawnano. Sci tu a questa elettricità, sei un maledetto, sei. Signora. Eccolo qui, guardia dell'hotel. Ci serve lui. Lui ci dropperà la chiave. Esattamente, ce l'ha appena droppata. Attenzione all'elettricità che qua se famo malissimo. Ci prendiamo la nostra chiave. Ci prendiamo anche tutte le risorse. E ciao giovani, vedete che poi respawnano. Quindi damose, via, scappiamo. Dopo aver recuperato la chiave, ovviamente potremmo aprire la cassaforte. La apriamo e all'interno ci troviamo il machete della violenza. Assolutamente un'ottima arma se riuscite a prenderla più o meno a inizio gioco. È questa qui. Fa parecchio danno e poi smembra, che è una meraviglia. Quindi giovani, anche per questo video è tutto. Come al solito fate tutte cose, iscrivetevi, commentate, like, campanella. Grazie mille e alla prossima.